Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un'applicazione per iOS, Pluto TV. Non sono solo, c'è anche Leonardo. Ciao a tutti. La Pluto TV è un servizio di streaming, è stato lanciato da noi il 28 ottobre, quindi poco tempo fa. E a differenza degli altri servizi come Netflix, Prime Video, Disney Plus, eccetera, è gratuito. E oltre all'on demand, che anzi in questo caso l'on demand è in secondo piano rispetto a questo servizio, la parte principale sono i canali live di vario genere, quindi dai film d'azione, abbiamo le serie TV. Documentari, canali per bambini, la musica, tantissimi contenuti. Al lancio erano 40, sono già aumentati, ne hanno aggiunti 3, mi pare 3 o 4 canali già aggiunti. Sì, avevano detto che a fine mese o a fine metà del mese avevano aggiunto altri canali, giusto? Ecco, i canali sono sempre in aumento, ovviamente. Il servizio è gratuito ma supportato dalla pubblicità, quindi dovete sa sapere che comunque c'è della pubblicità, non è moltissima, quindi No. dovrebbero essere 2-3 all'ora più o meno. Ecco, sentite abbaiare è il mio cane qua che vuole anche lui partecipare al podcast come al solito. L'applicazione per iOS è accessibile, tra poco me la dimostreremo. A parte qualche piccola Sì, criticità qualche piccolo che bug. potremmo E illustrare. abbiamo anche il sito che è pluto.tv, gestibile tranquillamente. E ci sono anche applicazioni per altre piattaforme. Allora, Leonardo, tu hai provato già questa Pluto TV? L'ho provata Sì, l'ho anch'io. provata sull'iPhone quando proprio è uscita. Ecco. È un po' così, dai, però speriamo che migliorerà sempre di più con VoiceOver. Sì, diciamo che si gestisce, c'è solo un piccolo problema. Allora, prima di tutto, ora vedrete quando si scorrono i canali con il flick, non sempre si trovano, quindi conviene esplorare col dito. E l'altro problema è che manca il tasto pausa, nel senso che VoiceOver non lo intercetta, perché il pausa per chi vede c'è nell'on demand, ma VoiceOver non lo legge, praticamente c'è avanti, indietro, ma manca il tasto pausa su Questo su iPhone, perché iPhone. abbiamo poi riscontrato che su iPad il pulsante si vede, VoiceOver lo intercetta, quindi non sappiamo perché, ma Un piccolo spero bug. solo che gli sviluppatori comunque risolvano il problema. Vediamo. Vediamo come funziona. Apriamo l'app. Apri Pluto TV. Ok. Connessione a dispositivi esterni. Ecco, Pulsante adesso. settings. Pulse Pluto TV Fit. Volume attivo. Pulse full screen. Volume attivo. Volume Ecco, muto. ho tolto l'audio del film perché comunque per non avere problemi di copyright, eccetera. Allora, iniziamo. Connessione Pluto TV. Pluto TV. Immagine. Un logo bianco su sfondo nero. Pluto Pluto. TV, questa è l'immagine, il logo. Connessione a dispositivi esterni. Pulsante. Dispositivi esterni, possiamo connetterci con Chromecast, AirPlay, sto proviamo ad entrare giusto per vedere che c'è. Ecco, Dispositivi Bluetooth e AirPlay. Chiudi, in questo pulsante. caso vede dispositivi Bluetooth e AirPlay. Se non compare nessun Chromecast, succede. Cambiate il pannello in basso, vediamo ci sono dei cioè canali live, on demand, eccetera. Cambiate il pannello, ritornate su canali live e dovrebbe uscire anche il Chromecast in questo caso. Questo succede con varie applicazioni che non sempre esce subito, Chiudi, non solo con pulsante. Pluto TV. Pluto TV, connessione a dispositivi settings, pulsante.
No, settings, le impostazioni, non c'è praticamente nulla qui, solo le varie, non entriamo neanche, Leonardo, perché comunque c'è solo le Sì, c'è solo licenze, il pulsante per il quindi supporto. niente di che Niente di nelle impostazioni particolare, sì. per ora. Questo un logo blu su una superficie marrone. è il nome del canale, Pluto TV Film. Volume muto, ora io ho messo muto per poter fare appunto il podcast senza sentire il film. Full screen per schermo intero. Questo è il titolo del film. PT, non so, potrebbe essere prima TV, come... Forse puntata 1, non lo No, so, no, perché PT, questo è un film che potrebbe essere prima TV, penso forse io. prima, sì. Però non so. CA. Non ho idea di che cosa voglia dire. Se qualcuno lo sa, Fatecelo sapere. commenti sul video o sul Sì. gruppo, ce lo faccia sapere. A proposito di questo canale, pulsante. Qui abbiamo un pulsante che ci descriverà se premuto ci descrive il contenuto del canale. Vediamo, ci descrive com'è. Vediamo un po'. Chiudi, pulsante, chiudi, pulsante. Ora in riproduzione. Sul Ken 100. Bogus l'amico immaginario. Pluto TV Film. Classificato PT. Guarda canale. Pulsante, pulsante. Cuore. Aggiungi ai preferiti. Qui possiamo aggiungere anche i preferiti. Possiamo Condividi, pulsante. condividere il canale. Quando Albert va a vivere con Harriet Franklin, l'amica d'infanzia ferocemente indipendente di sua madre, non arriva da solo. Ah, questa è la trama del film. Ah, Cielo notturno, condividi. quindi Aggiungi pulsante. Guarda canale. Classifica Pluto TV. Bogus l'amico. Sul Ken 100. Ora in riproduzione. Chiudi, chiudi, ci dice pulsante, più che la descrizione del canale, ci dice il film, quindi la traduzione è un po'. Dovrebbero rifare la traduzione, perché cioè, a proposito di questo canale, dovrebbero mettere sì, informazioni sul dovrebbe film. fare la traduzione, sì. Comunque, Chiudi, è pulsante. questo. In primo piano, pulsante, progresso dell'episodio, minimizza il video, share white. A proposito di questo canale, pulsante. Qui, ok. Share white, pulsante. Questo è per condividere. Share. Minimizza il video player, pulsante. Minimizza il video player, per minimizzare il player. Progresso dell'episodio attuale, 42%. Ci dice a che punto è il film in questo caso. Sì. In primo piano, pulsante. Qui abbiamo vari pulsanti per vedere le categorie in primo piano. Novità su Pluto, pulsante. Novità su Pluto. Film, pulsante. Film. Serie, pulsante. Serie. Crime, pulsante. Crime. Intrattenimento, pulsante. Ci sono anche canali di intrattenimento con reality, Sì. eccetera. Musica, pulsante. Canali musicali, Anche musica, sport, sì. pulsante. lo sport, ovviamente non troverete le dirette delle partite, chiaramente, ma sono dei documentari anche sportivi, eccetera. Bambini, pulsante. Bambini, Documentari, pulsante. documentari, Vai alla visualizzazione della timeline, pulsante. qui per vedere la guida Documentari, la pulsante. guida, sì. Vai alla visualizzazione della timeline. Documentari, e col pulsante. flick qui non succede nulla. Rimaniamo Visualizzazione fermi della qua, timeline, pulsante. bloccati qui, vedete, non si sposta più. Usiamo il dito per esplorare. Bogus l'amico immaginario. PT. CIA, a proposito, share white. Minimizza il video. Cielo notturno, 440. Il ban, ora in riproduzione. In primo piano, intestazione. 100. Ora in riproduzione. Vai alla visualizzazione della. Ora in riproduzione. Vai alla visualizzazione. Ora in riproduzione. Vedete, 100. Cielo usiamo. notturno. Elettrodomestico. Timeline container view. Ecco. Esploriamo qui, abbiamo sul 100, abbiamo timeline container, quindi qua possiamo vedere cosa ci sarà dopo. Bogus l'amico Vedete, immaginario. questo è ora. Vi 15, 36, 17, 40. Altre, dice quindi la guida TV. pulsante. Tutti defunti, tranne i morti. In onda più tardi, 17, 40, 19, 34. Questo è un altro film. Poliziotto a New York, guarda adesso. In onda più tardi, 19, 34, 21, 14. Vedete che c'è questo, dice guarda adesso, perché possiamo sempre vedere il film anche subito. Quindi Anche se se noi, non ecco, verrà trasmesso, lo possiamo anche guardare. quindi noi o seguiamo il canale live, oppure possiamo vedere subito il film, perché è tutto anche on demand, e possiamo scegliere. Qui ci sono gli altri canali. Quindi abbiamo i tre film, praticamente quello attuale e altri due che vanno in onda dopo,
non possiamo andare più avanti. E qui potrebbero aggiungere una guida un po' più ampia, forse, no, Leonardo, Volendo sì, dei volendo film e sì. delle cose, perché effettivamente vediamo solo pochi programmi successivi. Ovviamente l'app c'è da dire che è uscita da poco, quindi. Sì, Sì. quindi sì, però ricordiamoci che in altri paesi c'è da anni. Quindi. Danni, sì. Ok, quindi qui abbiamo i vari canali. Possiamo cambiare categoria, per esempio mettere serie come categoria e vedere la differenza. Ecco, i canali. Ecco. Ecco, vedete? Mi ha portato sul primo canale 200, che è il canale delle serie TV. Ecco, ovviamente su un canale con le serie o anche quelle dei film ci potrebbe succedere di trovarsi un film in programmazione che magari avete visto qualche giorno prima, lo ritrovate qualche giorno dopo, perché ovviamente i film alla fine sono limitati, anche le serie. Troverete quindi delle ripetizioni a volte sulla programmazione. Sulla programmazione, quindi è normale, quindi. Sì. Varia la Normale. visualizzazione della timeline. Punto TV, immagine, connessione, settings, punto TV, volume, full screen, Google, l'amico, immagine, PT, CIA. A proposito di questo, share white, minimizza il video player, pulsante. Progresso Quindi dell'episodio questi attuale. sono i vari canali. Pulsa, novità su Pluto, pulsa, in primo piano, pulsante. Possiamo vedere le novità. Novità su Pluto, pulsante. Novità su Pluto. Novità su Pluto, intestazione. 50, punto TV family, freestyle, tutta un'altra stanza, calcio, 16, 33 a 16, 40. Ecco. 50, punto TV family. Ecco, Un'altra per stanza, vedere calcio, 16, 5. gli altri canali usiamo sempre, esploriamo col dito perché col flick salta a volte, spesso, anzi. Fashion TV Live Stream, in diretta, 52, Fashion TV Live Stream, 16, Ecco, vedete, 33, Fashion TV. 17. E questi sono i canali. Andiamo a vedere in basso. È selezionato, TV Live. Andiamo in TV Live. On Demand. Andiamo a vedere l'on demand. Immagine, connessione a dispositivi, settings, pulsante, continua, pulsante. Continua, quindi qui troviamo quello che abbiamo già iniziato a guardare. Ecco, ovviamente non abbiamo un account su questa applicazione, su Pluto TV, come avete notato non ci sono registrazioni, infatti non vi ho prima non ve l'ho detto, ma non ci si registra. Possiamo continuare a vedere un contenuto solo sul dispositivo dove abbiamo iniziato la visione. Ovviamente, quindi se l'abbiamo visto sull'iPhone o su va bene, possiamo riprenderlo dall'iPhone. Se abbiamo iniziato dal sito, per esempio, possiamo vederlo solo dal sito da dove abbiamo lasciato il Quindi contenuto. non c'è sincronizzazione, quindi Esattamente, non c'è sincronizzazione. se per caso qualcuno di voi si chiede, io ho visto un film, ma lo voglio continuare a vedere dove l'ho lasciato, purtroppo non si può. Non si può, no. A meno che decidano più avanti di inserire una registrazione facoltativa, e in questo caso, se ti registri, sarà possibile sicuramente sincronizzare i dispositivi. Andiamo quindi in primo piano, le categorie TV, serie, TV, Film, intrattenimento, crime, pulsante. tutte le varie categorie di Azione, film. pulsante. Film, thriller, horror. Film, drama, pulsante. Quindi Film, andiamo. thriller, horror, pulsante. Film thriller horror, per esempio, entriamo qui. Il mio Film, genere. thriller, horror. Ecco. Film, drama, la forza del singolo. Brasil. Film, drama, pulsante. Il diario dell'amore. Alf Nelson. True Story T. A proposito di donne. Continua, Vabbè, pulsante. In primo piano, 16, il banco dei pugni. Andromeda, un gruppo. Continua, pulsante, documentari, pulsante, film, comedy, pulsante, film, drama, pulsante, film, thriller horror, pulsante, film, thriller horror,
Film La forza del singolo. Bugs l'amico immaginario. Massimizza il video player. Ma non me lo fa vedere perché? Film Thriller Horror. Film 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 documentari. Continua. A prova di idiota. In primo piano. 16 anni in primo piano. Pulsante. C'è in primo piano. In primo piano. Voglio cambiare. 16 anni incinta Italia. Continua. Pulsante. Documentari. Pulsante. Documentari. Marina Abramovic. The Artist is Present. Film. Adesso me l'ha preso. Brutto TV. Immagine. Documentari. Me la vedo, ma non mi. Non mi prende oro, perché? Film Comet. Guardali tu. Sommersi. Un orso di nome. Red Cab. Film Roma. Documentari. Pulsante. Continua. Pulsante. Film Comedy. Film Drama. Film Thriller Horror. Film. Perché non film, sempre col flick si trovano, quindi bisogna un po' cercare. Film Thriller Horror. Stai di. Cosane. Film Thriller Horror. Ah, ok, adesso ce l'ha fatti vedere. Ecco. Quindi se non trovate subito, cercate un po' sempre col dito sullo schermo, eh. Questo, per esempio, vediamo in questo film, vediamo cosa succede. CD, pulsante Leprechaun. Fantascienza e fantasy. Qui ci dice il genere. Classificato 14 più. 14 più. Primo 45 metri. La durata, 1 ora e 45, dice primo 45, ma se è 1 ora e 45 minuti. Guarda adesso, pulsante. Ecco, pulsantino, guarda adesso. Aggiungi ai preferiti, pulsante. Aggiungere preferiti, non so. Ecco, non so se tu hai trovato Leonardo i preferiti, non so dove si possano poi. No, nemmeno io. So che vedere. C'è questo pulsante, ma io non so da dove li prendo. Ecco, non ho trovato nemmeno. Se qualcuno ha trovato, anche qui ce lo segnali. Se lo faccia sapere. Sì. Sicuramente, ecco. Condividi, pulsante. Condividi. Un orribile folletto in preda a una furia distruttrice quando gli viene rubata la borsa piena di monete d'oro. Usa tutti i suoi poteri magici distruttivi per raggirare, terrorizzare e uccidere chiunque ostacoli la sua implacabile ricerca. Questo è un bel film, secondo me. Poi potrebbero piacerti anche le varie consigli, insomma, come nelle altre app ci sono i consigli. Chiudi, pulsante chiudi. Chiudi. Barra di scorrimento verticale. Bugs l'amico immaginario. Guardali tutti. Qui vi danno alcuni film. E poi vi dice, cioè il pulsante guardali tutti per vedere tutti gli altri. Abbiamo sempre barra di scorrimento verticale, l'amico immaginario. Nella parte bassa il film attualmente in onda, il player. Massimizza il video player 15:36 17:40. Il player minimizzato di quello che state guardando, perché se ci, adesso ora c'è il muto, ma se io mettessi il volume sentiremo comunque sempre il film in sottofondo, anche se ci spostiamo nelle varie sezioni. Ricerca. E qui abbiamo una ricerca. Il terzo pannello. Cerca film, canali e serie TV, campo di ricerca. Cerca film, canale e serie TV. Ecco, questo è il modo migliore. Se voi già sapete cosa volete guardare, conviene cercarlo da qui, senza scorrere tutti i canali. Anche perché quando i canali saranno ancora di più, è sempre più difficile poi trovare subito quello che ci serve dalla lista canali. L'amico immaginario. Cerca film. Possiamo cercare e vedete che qui c'è sempre il player, il player minimizzato. Massimizza il video player con pulsante. Il film TV live. Ok, torniamo al live. Pulsante. Volume muto. Adesso rimetto il muto per farvi capire che ecco. Volume attivo. Ho capito. Ed ecco il film che è tornato. FaceTime. Interrompi post video. Ecco, questa è Pluto TV. Un'app interessante, Leonardo, giusto? Che tu, sì, un'app interessante che, ripeto, si spera che migliori, a parte questi piccoli bug, l'app sì, si può usare. Speriamo che gli sviluppatori ci ascoltino, sì. E che l'app comunque venga migliorata. È possibile segnalare eventuali bug? Sì. Quindi in settings c'è anche la possibilità di segnalare, credo, giusto Leonardo? Sì, da io settings. Ho trovato la mail, sì, ecco. Sul sito. Ecco, ce la vuoi dire la mail? Sì, hello@pluto.tv. Ok, hello, Pluto, ecco. Scrivere in inglese probabilmente, giusto? Sì, sì. Ecco, e da lì segnalate eventuali bug. Comunque direi che per chi vuole vedere dei film o delle serie, comunque
anche di qualità, perché ci sono anche film abbastanza nuovi. Sì. Non Quindi, pagando non comunque. pagando, che se, è la soluzione comunque, ripeto, di qualità. Sì. Comunque i contenuti sono anche film famosi, magari non di un mese fa, però comunque degli ultimi anni. C'è la pubblicità, come ho già detto prima. Comunque non è noiosa e non è tantissima. No, io non è invasiva. E siamo solo all'inizio. Sì, Comunque. ripetiamo, è uscita da poco e sono usciti solo 2 aggiornamenti da quando è arrivata in Italia, Sì. quindi. Bene. Direi che possiamo concludere qui. Spero che questo video sia stato interessante. Ringrazio come sempre chi mi segue. Ricordo il gruppo, la community su Viber, purtroppo per ora soluzione, l'unica soluzione che abbiamo, Viber. Se volete scrivervi andate all'indirizzo bit.ly barra Apple VoiceOver tutto minuscolo e da lì potete iscrivervi alla community di Viber. Lo so che non è la soluzione migliore. Non è molto immediata, però Purtroppo appunto. è l'unica piattaforma che abbiamo a livello di che ci consenta comunque di avere un buon traffico di messaggi, li possiamo gestire, quindi Sì. non abbiamo nessun casino. Purtroppo. E abbiamo anche la cronologia dei messaggi, perché le altre Nei piattaforme messaggi purtroppo sul non ce server, l'hanno. quindi. Per un gruppo, secondo me, la cronologia è bene averla. Se qualcuno si iscrive o vuole vedere i messaggi precedenti, purtroppo possiamo farlo solo da qui. Perché comunque Telegram è sempre al solito, come accessibilità non si muove, è sempre lì. Quindi aspettiamo che qualcuno o sviluppi un client accessibile per iOS, o che Telegram si cambi idea sull'accessibilità, ma per ora non è successo e non so Non neanche crediamo che succeda, se sì. mai succederà. Comunque, le speranze sono pochissime, Sì. ormai abbiamo capito. Ricordiamo anche il club Il su nostro club su Clubhouse, Clubhouse. ecco, Apple VoiceOver, lì sì che è accessibile. Tra l'altro vi anticipo che presto ci sarà Clubhouse in italiano su iOS, quindi aspettiamo, non dovremo aspettare più molto, perché so che per molti in inglese può essere un problema. Sì. Ringrazio Leonardo, come sempre, che è sempre il nostro ospite. A te. Ciao a tutti e alla prossima, a presto! Ciao.